Benvenuto o benvenuta a questo nuovo breve tutorial in cui ti spiegherò come inserire un video nel corpo di un articolo o di una pagina WordPress. Sia che tu usi il vecchio editor classico, sia che tu usi il nuovo Gutenberg, la procedura è molto simile. Come vedrai, il pulsante aggiungi media è leggermente cambiato, ma non è cambiata per niente la schermata per il caricamento delle foto e dei video. Tuttavia, c'è un altro modo molto efficace per includere un video nei tuoi articoli WordPress: caricare il video su Vimeo o su YouTube e utilizzare il codice generato da questi servizi per incorporare il video. Questa è un'ottima soluzione in quanto ti permette di risparmiare spazio sul tuo server. Inoltre, il tuo video sarà presente anche sui tuoi canali su questi siti web, il che lo renderà reperibile anche sulla loro ricerca. Quindi potrebbe essere un ottimo canale di promozione per i tuoi video. Ho scritto un articolo che spiega passo passo come incorporare un video di YouTube o di Vimeo negli articoli e nelle pagine di WordPress. Ti lascio il link qui sotto. Se invece vuoi caricare il video proprio sullo spazio web in cui è installato WordPress, andiamo subito a vedere come si fa il caricamento. Dopo aver aperto la pagina o in questo caso l'articolo del tuo sito in WordPress, seleziona la posizione in cui vuoi che compaia il tuo video. Supponiamo che vuoi farla comparire qui e clicca su questa icona che è il pulsante Aggiungi media. Ora ti mostro anche il pulsante Aggiungi media sull'editor classico. Eccolo qui. Come vedi, la schermata è del tutto identica. È il pulsante che è cambiato. Poi clicca su Carica file e su Seleziona i file e seleziona il file dal tuo computer. Assicurati che il file che stai caricando sia sempre in formato MP4 o M4V. È meglio caricare file non troppo pesanti, altrimenti il tuo server potrebbe non permettere il loro caricamento. I limiti di caricamento li puoi trovare qui, in questo caso sono 30 MB. Quando il caricamento sarà terminato, clicca sul file appena caricato e su Inserisci nell'articolo. Come vedi, il video è stato inserito all'interno del tuo testo. Puoi inserirlo in qualunque posto del testo tu voglia, esattamente come fai con le immagini. Ciao. Cliccando sul video comparirà un'icona a forma di matita. Clicca sull'icona per modificare le impostazioni del video. Da questa schermata puoi modificare le impostazioni della riproduzione del video. In particolare puoi far sì che il video parta in automatico all'apertura della pagina. Basta mettere il segno di spunta accanto ad autoplay. Oppure puoi far sì che il video riparta in automatico appena finisce, mettendo il segno di spunta accanto a ciclo. Infine, cliccando su Seleziona l'immagine di anteprima, puoi selezionare un'immagine che venga visualizzata prima che l'utente clicchi sul tasto play. Puoi anche caricarla. Ecco qui. Quando è terminato, clicca su Seleziona l'immagine di anteprima. Nel caso avessi cambiato idea e volessi togliere questa immagine di anteprima, vai qui sotto Immagine di anteprima e clicca su Elimina immagine poster ed è ritornato a nero. Quando è finito, clicca su Aggiorna ed ecco che hai inserito il tuo video all'interno dell'articolo di WordPress.
visto come semplice, somiglia molto all'inserimento di un'immagine, dopo tutto. Se avessi dubbi o domande, puoi scrivermi un commento qui sotto oppure una mail sul mio indirizzo info@enzalafrazia.it. Ciao, al prossimo tutorial!